Uomo avvisato, mezzo salvato. Esatto. Scusa. Ciao Italo. Ciao ragazzi. Sono molto felice di essere qua innanzitutto e grazie di aver accettato il nostro invito ad autoinvitarci, tra virgolette. Grazie a voi soprattutto. E dove siamo? Ad Avigliana. Avigliana, provincia di Torino, in Corso Laghi, giusto sulle sponde del Lago Grande di Avigliana. Ed è un posto veramente bello, ragazzi, che vedrete nel corso del video. Il pub non nasce subito così. Il pub nasce normale nel 95, nasce come un classico pub all'inglese, vedi anche le panche, i tavoli sono ancora in quello stile lì. Fumettosamente parlando si parla, ho coniato una parola nuova credo, no? Fumettosamente parlando, nasce un paio di anni dopo, quando la mia collezione a casa di fumetti stava diventando un po' ingombrante e uno dei ragazzi che lavorava qua mi ha detto mettiamoli un po' di là al bar per fare un po' di colore al pub, no? Perché sai, c'erano le classiche quadretti delle birre, le tovagliette. Mettiamo i fumetti, almeno li metti lì in esposizione, mettiamo lì su uno scaffale le prime statue e tutto quanto. 365 pagine di manga, una diversa dall'altra, montate su Photoshop, stampate in tipografia su carta da manifesti stradali. Quelli file col da 10 GB. 10 GB, il computer quasi collassava su se stesso e spariva nel tempo proprio. Su uno messi gli altri e sono andati poi a valanga. Io venivo detto col carrettino ormai a portarli. Io ho scoperto che tu sei uno dei collezionisti più grandi d'Italia in realtà. Così dicono. La cosa bella che sei un collezionista di tutto. E hai iniziato 27 anni fa, yes. Giusto? Ci racconti un po' la tua storia, dalla tua infanzia, dalle prime cose che hai collezionato, distrutto, come mi dicevi prima. Oddio, l'infanzia, come tutti i bambini, collezionavo quello che mi regalavano. Però sai, quando nasci negli anni 70, io esattamente nel 74, nasci esattamente nel periodo che il Giappone arriva in Italia sotto forma di cartone animato. Goldrake, Mazinga, Gundam, e tutti quanti messi insieme e uscivano i primi giocattoli, lo zio, il nonno che ti regalava a Natale borse e borse di robottini. Purtroppo, come tutti i bambini piccoli, non hai la cura che hai adesso per queste cose, gli facevi fare veramente una brutta fine. Infatti io dico sempre, avessi tenuto tutto quello che avevo da piccolo ero già a metà strada, invece avevo iniziato da capo. Tante cose che ho adesso nelle vetrine, tipo i Micronauti, fine anni 70, inizio 80, li ho ripresi tutti, perché io ce li avevo tutti quanti e li ho demoliti per avere la calamita che c'era dentro. Niente, dovevo avere la calamita, tutto qua. O le macchinine, quando vedevi le prime puntate di Hazard con quel generale lì che saltava, cosa facevano i miei? Saltavano nel lago, però facevo la rampa e perdevo macchinine su macchinine. Buonanotte. E poi nel tempo diciamo che mi sono calmato stranamente, no? Poi il tutto è riesploso agli inizi degli anni 90, esattamente durante il servizio militare, nel 93. Quando uscivo la sera in libera, passavo sempre davanti a un, chiamiamolo negozio, ma ho scoperto dopo che era un negozio, perché era due vetrine, porta e vetrina, oscurate. Cioè, erano oscurate, con fuori un'insegna normalissima, niente di spettacolare, con scritto Comics World. Passavo davanti una volta, due volte, tre volte, ho detto, devo entrare, devo capire che cosa vuol dire questo Comics World, no? Sono entrato dentro e mi si è aperto un mondo. Il mio mondo di adesso, chiamiamolo così. E lì ho visto i primi kit di montaggio, sempre di importazione, della Kenner di Star Wars, perché io vado matto per Star Wars. Quindi questa cosa nasce da bambino e poi quella cosa dell'infanzia di ricollezionare perché avevi delle cose di quando eri piccolo, sì. Tornano. Cioè principalmente il collezionista torna per un ricordo legato da, sì, quando era bambino. Sì. Quindi anche per te è stato così. Quando li ho rivisti, ho detto devo riprenderli. In metà degli anni 90 è iniziato il mercato, quello che noi adesso lo vediamo così nelle varie fiere, su internet, su eBay, sui vari social. Una volta era molto di nicchia, nelle prime fiere che possa essere state Torino Comics, Lucca Comics, che adesso è praticamente conosciuta a livello mondiale, c'era una volta l'anno e tu una volta l'anno potevi andare a recuperare questa cosa. Adesso puoi andare tutti i giorni.
perché ci sono negozi, come dicevo prima, è scoppiato il web, internet, tutto quanto. Dico, ci fosse stato eBay 27 anni fa, io adesso avevo più roba di quello che ho adesso. Che vi ricordiamo, poi la vedrete durante la puntata, ma non è solo roba che ha qua, c'è roba anche sparsa, giusto? Sì. Esatto, vabbè, poi lo diciamo. Come zio Paperone, non ha un deposito solo, esatto. Ne ha più depositi spostati. Ne ha più di uno. Sono sempre stato amante dei film di fantascienza. Pensa che il primo film che ho visto al cinema con mia madre è stato Superman, il primo. Proprio quello del 77, avevo, anche se avevo 5 anni neanche, mi ha colpito. Il personaggio che tu leggevi sui fumetti, lo vedevi su una persona che volava, era indistruttibile, antipreda, tutto quanto, mi ha colpito. Infatti Superman, quando mi chiedono chi è il tuo personaggio preferito, male, vero, dici Superman, non ce n'è per nessuno, proprio zero. Resinato, verniciato, lui d'estate e d'inverno gonfia perché si crepa da tutte le parti. Il TARDIS, chi sa, sa, chi non sa, glielo spiego. È una macchina spazio-temporale della serie Doctor Who degli anni 60, è arrivata fino adesso, ormai è una delle serie più vecchie della storia della televisione. Visto da fuori il mio locale non sembra quello che è all'interno. Con questo qua invece sai che dentro c'è qualcosa che non, c'è qualcosa che non torna da queste parti, perché vedere un TARDIS non si vede tutti i giorni. Perché tu quando arrivi, no? Vedi fuori, non sembra il pub del fumetto, è molto serioso, sai, c'è una bella terrazza, siamo un ristorante. Solo quando entri dentro vedi, entri in un altro mondo. Infatti tanta gente mi chiede, ma scusi, ma il terrazzo dentro è lo stesso locale, perché è completamente diverso, no? Io volevo costruirmi il TARDIS perché è una delle mie serie preferite televisive, no? L'ho costruito già 5-6 anni fa con un mio amico falegname, perché sennò non sapevo neanche dove andare a battere la testa. L'abbiamo piazzato qua, tanti lo scambiano per un cesso chimico, però dai. È diventato il mio specchietto per le allodole. La gente arriva dalla strada, lo vede, scende per vedere come mai c'è un TARDIS qua davanti, e quando entra capisce perché c'è un TARDIS lì fuori. Diciamo che la parte più difficile non è stato, sembra strano, trovare i progetti per costruirlo, perché chissà, sa benissimo che ogni stagione il TARDIS cambia di grandezza, di forma e di colore. È stato difficile trovare la lampada, quella sopra, non so se riesci a vederla. Sì, la vedo. Ma non per il fatto che lei pulsa quando si sposta nello spazio. Il fatto è che quando lui parte e la lampada pulsa, devo trovare una lampada adatta. E ho scoperto che, cercando su eBay, è una lampada marina, cioè quella che usano sulle barche. È un bel faro che mi è costata una follia, più del tutto il baraccone qua. Meglio non dirlo, vabbè, punto. E andiamo a vedere cosa abbiamo, perché la prima cosa che noi abbiamo visto è qua, ragazzi, guardate. Star Wars nasce neanche al cinema per me, perché ero troppo piccolo quando sono usciti prima. È nato in televisione, io l'ho visto in televisione la prima volta e non dimenticherò mai questo aneddoto, perché quando lo racconto fa ridere, no? Quando hanno fatto vedere il primo Guerra Stellare in televisione su Canale 5, per convincere, per vederlo, perché sai, una volta a televisione una sola in famiglia, dovevi vedere, tutti dovevano vedere la stessa cosa, no? Far vedere un film di fantascienza, mia madre mi fa, cosa guardiamo stasera in televisione? E io gli faccio, mamma, stasera c'è un bel film d'avventura, cioè, sai, c'è il cattivo che rapisce la principessa, poi c'è il cavaliere che deve, ah, sì, un bel film di cavalieri, dico, sì, mamma, è proprio quello, tacca, mi fa. Cosa stiamo guardando? Questo non è quello che mi racconta. No, ma guarda, c'è il cavaliere, c'è il cattivo. L'abbiamo visto. Adesso però mi chiede lei di guardarli, perché gli sono piaciuti anche a lei. Tutto quello che trovi di Star Wars, i fumetti, i primi fumetti che arrivavano in Italia in inglese, li prendevi lo stesso in inglese, in italiano non ce n'era ancora. Poi diciamo che hanno cominciato poi ad arrivare nel 99, quando è uscita la prima trilogia, come si chiama, episodi 1, 2, 3. E da lì in poi... Questo qua è un garbage, chiamiamolo così, immondizia. Trovato nell'immondizia del cinema, buttato via penosamente come un rifiuto dell'ultima categoria, recuperato, sistemato, appeso, valore per me inestimabile, cosa devo dirti? E ragazzi, da domani tutti nei cinema, quando escono i film, andate dietro, sono i bidoni. Il primo pezzo che hai avuto di Guerre Stellari, mi racconti la storia. Il primo pezzo per me è il kit di montaggio del Millennium Falcon, un kit di 30 cm da montare e colorare. Io credevo fosse una cosa semplice, l'ho montato, poi ho detto lo coloro, non fa per me. L'ho fatto poi fare a chi è del mestiere, perché veramente adesso ho scoperto che c'è gente che è veramente brava a fare queste cose qua, e professionisti. E tu collezioni un milione di cose diverse, no? Perché dal pop alle statue in scala 1-1. Esatto. Ok, e questo è anomalo in realtà. Come tutti credono, hanno iniziato con le sorpresine dell'ovetto Kinder. Inizi col piccolo, poi diventano da 10 cm, poi saltano fuori i 15 cm, poi i 25 cm. Adesso ci sono statue che sono scala 1-4 o 1-6 del personaggio, o 1-2, o addirittura l'1-1.
E lì una cosa è sfuggita un po' di mano. Allora Italo, da qua inizia la tua collezione? Vetrina, gigante. Qui una volta c'era la cabina dei fusti della birra, via i fusti, non nascosti in cantina. E qui ci sono i pezzi grossi, pezzi principali. No, questo è Boba Fett. Quello è Boba Fett. Mi stavo sbagliando. Il grande ragazzi, Boba Fett. Stavo uccidendo. Vabbè, i Ghostbusters sono bellissimi. Qua, in questo spazio, la tua cosa preferita? Maestro Yoda non si può non amare. Ovviamente scala 1-1. Sì. Esatto. Con la sua bella spadona, direttamente da episodio 2. Raccontami questo passaggio di quando ti è sfuggita di mano la cosa, perché è una cosa molto interessante, perché è vero, molti collezionisti iniziano con le cose piccole, poi però compri una cosa più grossa e dici, però sai cosa c'è, che vorrei collezionare sempre più una scala più grossa. Perché secondo te succede questa cosa? Questa è una bella domanda. È una domanda che devi scavare. Secondo me... Perché mi piaceva. Mi piaceva proprio fatta bene. Questo Goku, bellissimo. E qua c'era un Vegeta, hai detto, sì, che hai smontato. Sempre in scala 1 perché sennò non ci stava. Un po' più basso di lui perché arrivava a questa altezza qua. Quando l'ho smontato, vero? Non ci stava quasi. Ho dovuto incastrarlo e poi mettergli la testa, sennò non ci passava. Come mercato controllo eBay, no? In base a quello che c'è su eBay tu sai cosa c'è. Perché io ogni tanto su eBay vado a scrivere life size, cioè scala 1-1. La prima volta che l'ho scritto sono saltate fuori delle cose, ma non fatte bene, no? Cioè proprio fatte un po', chiamiamolo così, come si dice, alla carlona. Mi è capitato una volta però di vedere una statua di Lara Croft, però versione videogioco, no? Non ancora, no, i film non erano ancora usciti. Che anni erano? 96? 95? Sì, 96-97. Parliamo del primo Tomb Raider? Sì, il primo, proprio della PS1. Ed era una delle prime statue grandi che ho visto da comprare. Ai tempi per me erano ancora dei prezzi un po' irraggiungibili perché era in lire ed erano, si parlava di 400.000 lire. A quel tempo era caro. Ah, era caro. Fidati che era caro. Era sì, caro. No, non sembra, ma può essere caro, no? E vedo questo venditore su eBay che ne aveva più di una e le vendeva tutte fisse a 399.000 lire e ne aveva una sola all'asta. E io ho provato a buttarmi in asta tutto quanto, l'asta durava una settimana e un po' perché eBay al tempo era ancora conosciuto poco, secondo me, perché adesso avrebbe raggiunto prezzi esorbitanti, un po' perché forse non se lo cagava ancora nessuno, scusatemi il francesismo. L'ho portata via per 92.000 lire, gli altri le vendeva 3,99, questa me la porta via 92, più la spedizione, alla fine l'ho portata via per 150.000 lire, no? E ho detto, no, guarda, hai vinto l'asta questa qua, la politica di eBay è questa. C'è la famosa numero 1, Lara Croft numero 1, che abbiamo appena raccontato nell'intervista, eccola, che comunque per avere i suoi anni è tenuta molto bene. Ed è stato il primo pezzo scala 1-1 che ho preso di Tomb Raider. Era la prima volta che vedevo un pezzo di un personaggio di cartone animato, videogioco, tutto quanto, in scala 1-1, non più la statuina piccolina che potevi comprare da colorare o da montare tutto quanto, proprio. Ed era il pezzo forte del pub una volta hanno provato anche di portarmela via. Ci hanno provato. Ed è quello che mi ha detto il tipo, perché a un certo punto esco fuori, vedo questo tipo qua con lei sulle spalle, io lo ricordo, ho detto, ma scusa, ci ho provato, riportamela dentro, ci ho provato, cosa devo dirti? Guardi anche film e serie. Sì. Cioè tu tutto quello che hai qui conosci, le serie, sì, i film, i fumetti. Cartoni animati. Tutto. Sì, perché colleziono anche fumetti. Io ho tante statue che, come si dice nel gergo, non sono licenziate. Cioè non sono sotto licenza e le paghi di meno. E sono fatte veramente bene, no? non puoi dirci niente. Perciò, come ti dicevo prima, io non prendo tutto. Prendo quello che mi piace. Il problema è che a me piace troppa roba. Un bel po' di anni fa, quando la collezione all'interno del locale stava già cominciando a prendere forma importante, mi avevano fatto un'intervista nel giornale locale. Il titolo dell'intervista era: ormai ho quasi tutto, mi manca solamente più un Hulk in scala 1-1. Dopo tanti anni, l'Hulk c'è in scala 1-1. Già Italo è grosso di suo, quindi cioè Hulk è ancora più grosso. 1,90. 2,30. Esatto. Ma ragazzi, tra l'altro questo è quello che abbiamo appena detto nell'intervista con il famoso Hulk, che il karma ha giocato la carta jolly. Sì, il Joker. Della vita. Scusa, raccontami la storia di Hulk. È un po' più, chiamiamolo triste. Posso dire che è uno degli affari più grandi che ho fatto della mia collezione, perché è una di quelle cose che lui ha trovato me. Era un giorno di chiusura del pub, io stavo tagliando allegramente il mio prato dall'altra parte, mi arriva una telefonata di un mio carissimo amico che mi fa: Italo, senti, ti interessa una statua di Hulk? Io ho detto, ma io ho già tre di statue di Hulk, basta. No, quella statua di Hulk, quella grande. Io subito non l'ho realizzata e ho detto, sarà quella, non sarà quella, perché nel mentre ne erano già uscite un altro modello, perché questa qua che ho io è quella del modello del film del 2006 di Edward Norton. Okay.
nel mentre era già uscito gli Avengers, era già uscita la nuova statua di Hulk, no? Io pensavo fosse quella, no? E quella non mi piaceva. No, no, Italo, guarda, quella grande mi fa. Mandami delle foto. Ed era quella. Ne avevo una sott'occhio, sai, in come si dice su eBay, no? In un negozio in Belgio. Hai messo in osserva. Ma osserva, ecco, bravo. Per sei anni un Hulk statua. In scala 1-1. In Belgio. Sei anni sì. In Belgio in osserva su eBay. Ed è rimasta sempre lì. È ancora lì. Cioè, è sempre rimessa in vendita e nessuno se la piglia. Anche perché il problema di questo coso, un costo di spedizione è una follia, infatti il negozio in Belgio non si occupava della spedizione, ma dovevi occupartene tu, cioè devi andarlo a prendere. Stava solamente 2000 euro di presa, non di spedizione. E in più c'era la spesa della statua, andavamo sui 10.000 fra una cosa e l'altra. Ho detto no. Poi il lavoro è cominciato ad andare bene, volevo fargli l'offerta, dico guarda, te lo pago a rate, in qualche modo lo recupero, perché avevo già trovato anche il gancio per andarlo a prendere. Comunque torniamo a quello che è finito qua. Scopro che è la statua che volevo io, gli dico guarda, va bene, quanto vogliono? Io ho detto, adesso mi sparo una cifra di quelle, sai, 7-8 mila euro, tutto quanto. Mi spiega brevemente la storia di questo oggetto, ti dicevo un po' sfortunata, perché era parte di una collezione di un collezionista che era mancato. E la famiglia stava svendendo tutta la sua collezione, ma a prezzi delle patate, non sapendo cosa costava, no? E mi fa, io te lo guardo, lo vendono 1000 euro. E io gli faccio, ma io gli faccio proprio scherzosamente, ho 800 euro in tasca, digli se va bene. Lui mi fa, glielo chiedo, no? Io metto giù il telefono, non faccio in tempo ad accendere il tosaerba, che mi ritelefono e dico, guarda, Italo, 800 euro gli va bene, l'importante devo prenderla subito. Io ho mollato il tosaerba così com'era, sono andato ad Avigliano, ho affittato un furgone, sono partito, sono andato a Domodossola in 2 ore e avevo Hulk a casa. Qualità prezzo, un decimo del suo valore. Hulk non c'era più la scatola, ma l'Hulk è composto da due gambe che si uniscono e il busto con le due braccia, perciò sono 2, 3, 5 pezzi. Erano tutti incellofanati, nel furgone ci stavano giusti, piantati dentro, ma un ducato, eh? Peso totale del coso con la piastra che lo tiene in piedi è 150 kg. Per quello costava anche 2000 euro di spedizione dal Belgio. Certo. Sono numerati, sotto c'è il numero di serie, perché ecco, la cosa bella di queste cose qua, che non sono i classici giocattoli che tu compri nelle vecchie giocattoliere di una volta o in tabaccheria e tutto quanto, sono cose da collezione numerate. Cioè possono essere 300 pezzi, 500 pezzi, 1500 pezzi, poi non ne trovi più. Sono limited. Esatto, se ce l'hai sei fortunato, se non ce l'hai la vuoi, non sei fortunato, perché o la strapaghi oppure dici non la posso prendere. E l'Hulk, e l'Iron Man, e lo Slimer, la testa dell'Alien Queen, sono tutte numerate, tipo l'Hulk è la 296 di 400. Farsene fare uno adesso dalla ditta che lo fa tedesca, ci vogliono almeno 10.000 euro più 2.000 euro di spedizione, ci vogliono 12.000 euro sette. Sì, intorno a quella cifra. Quella cifra lì. E poi mi hanno detto che qua in Italia ce ne sono tre. Uno ce l'ho io, uno ce l'hanno al Forte di Bard, dove hanno girato gli Avengers 2, quello di Ultron, e il terzo, purtroppo, poveraccio per lui, è al Museo della Fantascienza di Genova, giù al porto. Peccato che l'hanno tenuto sempre sul balcone fuori, è diventato giallo. Io l'ho visto una volta quando sono andato all'acquario, Hulk giallo. Io sapevo che c'era Hulk grigio, rosso e verde, ma quello giallo mi manca. Vedi che si sta nel tempo, si sta... Ragazzi, questa è la vernice. Neca, lo sappiamo, poi sei passato ad altro. Sì. Materiali più pesanti. Nel collezionismo tu non ti accontenti mai, cioè no. Nel senso, vero? È compulsivo ormai, è diventata la mia. Ogni tanto mi dicono, hai una bella passione, no, ho detto, io ho una bella malattia. Io quando vado nelle fiere dovrebbero portarmi in giro come Hannibal Lecter, col carrettino, con la maschera, e non devo solo muovo gli occhi. Alla fiera di Torino c'è stato un po' di anni che mi chiamavano Capitan Carrello. Perché andavo di fronte al Lingotto Fiere, c'era un supermercato, prendevo il carrello e entravo in fiera col carrello. Poi una volta non mi hanno fatto più entrare, il servizio di sicurezza ha detto che non col carrello non potevo entrare. Io cosa faccio? A un certo punto faccio il giro, ero pieno di borse e tutto quanto, passo di fianco a questa guardia qua che non mi ha fatto entrare col carrello. Secondo te come facevo a portare tutta sta roba qua, disgraziato? Io ho imparato negli anni, chiamiamolo così, a non farmi fregare ma a comprare bene. Cioè, io quando sono entrato la prima volta alla fiera di Lucca, mi sono buttato testa bassa sui primi banchi che trovo, bello questo! Invece adesso io vado in fiera, giro la fiera, metto i puntatori, le bandierine, qui devo passare, qui passo dopo, lì devo passare, questo qua faccio per ultimo perché è il pezzo troppo grosso, vedete? E faccio il giro così, e poi... Tutto alla fine. Scateno l'inferno. Esatto. Arrivando Italo. Sta arrivando Italo. Raccontami la storia di quell'Iron Man. Allora, quell'Iron Man lì ha una storia tutta sua, chiamiamolo, che lui è il pezzo numero 2 in scala 1-1 della mia collezione. E lui è arrivato per caso, perché tutte le scale 1-1 che ci sono qua dentro, almeno il 90%, non le ho cercate io, ma le mi hanno trovato loro.
e ti spiego. Scusami, il 90%. Il 90%. Tantissimo. Lo so, sono oggetti che non si trovano normalmente nei negozi. Parliamo di Iron Man, salta fuori da un mio caro amico di Milano, Marco, che lui lavorava in America per la Disney, allestiva i cinema per le anteprime dei film, visto che in America sono grandiosi, loro non mettono il poster, loro fanno la statua. E lui era incaricato per California e Las Vegas e Nevada per allestire i vari cinema con questa statua di Iron Man 3. Monta di qua, monta di là, tutto quanto, ne le avanzava una. L'è tenuta e nel tempo se l'è poi spedita in Italia, quando lui è tornato a vivere in Italia, ce l'aveva in Italia. Un giorno mi telefono e mi fa, te lo senti, ma mi terresti la statua di Iron Man? Io subito non l'ho realizzata, volevo dirgli di no, in che senso, quale? Sai quella 1-1, quella che avevi visto? Sì. Cosa succede? Guarda, io mi sto sposando e mia moglie non vuole questa statua in casa. Ho detto, lascia stare lei, teniti lui, scusa, cosa ti sposi a fare? Ma sei matto? Ho detto, no, no, non scherzare, che sennò viene su un casino. Guarda, io non te la tengo, io te la compro. No, non te la vendo, non si vendono queste cose, no, ci sono troppo affezionato. Ho detto, guarda, fai tu, se me la mandi giù, a casa non torna più. Alla fine poi gli ho offerto l'aperitivo del matrimonio. Fatto, preso, e lì. Buonasera. E complimenti. Grazie. Buonasera signora. Queste invece cosa sono? Queste qua sotto sono della SciShow. Belle, bellissime. E guardate cosa vi beccate, cioè è una collezione incredibile, dovete venire a fare un salto per forza. Perfetto, questo. Questo qua è l'unione fra Venom e Deadpool. Bellissimo. Venom. Sì, proprio lui. Questo è fantastico. Poi qui abbiamo Ghost Rider. Abbiamo anche delle cose piccole comunque. Sì, queste qua sono la linea 1.10, scala 1.10 dell'Iron Studio. È un busto 1-1 di Terminator, yes. Capolavoro. Questo qua è uno dei primi pezzi fatto dalla Queen Studio. Lavorano con silicone chirurgico, perciò la pelle è pelle. Tra l'altro, ragazzi, e i capelli sono capelli. Esatto, impiantati 1-1. Master Chief, come mai abbiamo Master Chief? Questo qua? Dialo. Ma perché i videogiochi sono belli. Quanto sei geloso delle tue cose? Tanto. La domanda che mi fanno spesso è quella, ma sono in vendita? Ho detto no, però si possono recuperare certe cose. Anche perché la gente non sa, non si rende conto del costo che hanno queste cose. Perché uno pensa che, ma sì, dai, 80, 100 euro te lo porto. Se ci aggiungi uno zero, l'Hulk ogni tanto mi fanno, ma quanto, ma se ti do 300 euro, guarda, 300 euro ti faccio fare la foto e te l'autografo io. Se ti dico cosa costa quel baraccone lì, ti viene la pelle d'oca. Ti faccio vedere un cimelio che, allora, io lo racconto sempre, ma non lo faccio mai vedere, perché nel tempo ho deciso di non metterlo esposto, perché mi ha detto, io te lo tienilo via, perché è una cosa che non si trova tutti i giorni, no? Quindi oggi noi siamo i primi a vederlo dal vivo, dopo tanti anni. Più che altro è un pezzo che mi hanno spiegato che di solito, quando fanno le cose numerate, i primi numeri, cioè l'1, 2, il 3, o anche solamente l'uno e il due, non vengono messi in vendita, vengono tenuti o dal capo dell'azienda, nello showroom, tutto quanto, perché è tipo un prototipo, no? E lo tengono lì, perciò i vendibili sono chiamiamolo dal 3 in poi. È stato uno dei miei primi acquisti, su proprio dalla casa madre, che adesso questa casa qua non c'è più la Master Replica, è poi stata assorbita da altre case, sparita, tutto quanto, no? Ed è esattamente l'impugnatura della spada laser di Darth Maul, episodio 1, no? Questa qua è la numero 1. La 1 di 3000. Ok, allora adesso mi Infatti, racconti la ma no, storia. No, ma la cosa bella è che io non lo sapevo che fosse la numero 1. Non ci Quando credo. Mi è arrivata, io l'ho presa, l'ho messa in vetrina con la sua targhetta sotto, uno, c'era scritto Phantom Menace, sotto c'era scritto il numero di serie 1/3000, no? Io non ci ho fatto caso, l'ho messa in vetrina. Una sera arriva un mio amico, mi fa Italo, ma sai cosa hai in vetrina? Lo sai? Ho le spade varie, ho trovato le spade. Ma no, ma tu vieni a vedere, mi fa, vieni là. Guarda bene cosa hai messo in vetrina, io non ci ho fatto caso. Leggi lì sotto. 1/3000. Non ci ho mai fatto caso, mai. L'ho tenuto un po' di tempo in vetrina tutto quanto, poi andando avanti negli anni, adesso ormai più di 20 anni sta impugnatura qua, no? L'ho messa via perché hanno detto, collezionisti importanti mi hanno detto, Italo, mettila via, tienila, certo. Non tenerla alla portata anche se dietro le vetrine, perché sono blindate le mie vetrine. Comunque, è impossibile che tu abbia avuto numero uno. Ho detto, cosa devo dirti? Non arriva la numero uno a nessuno, ma neanche delle statue normali. Quello lì è il mio secondo jolly, non so quanti ne ho ancora. E non hai tanti a questo punto, perché detto, scusami. Ogni tot di anni ce ne salta fuori uno. Mi hanno fatto delle proposte interessanti, no.
da qui non esce questa cosa, a meno che non sia proprio disperato all'ennesima potenza sotto un ponte, ormai non esce. No, raccontami questa cosa di Star Wars e di quella persona che ha uno dei musei più grossi d'Italia. Allora sì, io l'ho conosciuto quest'inverno, ne avevo già sentito parlare, di Amedeo, e lui è uno dei collezionisti più grandi d'Italia di oggettistica, ma qualsiasi cosa di Star Wars. Ha il suo museo privato che si chiama La Bettola di Yoda, è da vedere, posto bellissimo. I patiti di Guerra Stellare entrano lì dentro e tornano bambini. Parlare con lui è veramente bello, perché fai due parole, ci siamo fermati al bar a fare l'aperitivo, poi siamo andati a mangiare fuori, abbiamo parlato di film, oggetti, aneddoti e tutto quanto. E uno, se vuole andarlo a trovare, basta che gli telefono, Amedeo, voglio vedere il tuo museo. Pronti, dai. Oltre ad avere cose originali, ha cose donate dai fan, fatte da loro, cioè astronave fatte di cartone, con i pezzi di recupero, hanno fatto delle astronave bellissime, che viste da lontano, sembrano originali, poi li guardi da vicino, vedi la pillola, il circuito, il verniciato, una figata, bello. Bello, bello. Un posto bellissimo. Non parlaci anche di quella cosa. Cioè, allora, questo qua, sta poi, anche se è storta, visto così è un fumetto, no vabbè sì, è un comics classico, però è una storia un po' particolare questa qua, no? È un 1000 lire. I giovani di adesso non sanno neanche più cosa sia, porca miseria. Era una delle prime fiere di Torino e avevano invitato uno dei disegnatori che io adoro in questo momento da tempo, era Jim Lee. Io vado a fiera di Torino e al tempo non ero un patito di disegnatore. Niente, quel giorno lì era un sabato, era il giorno della sua presenza in fiera, doveva fare la classica seduta di autografi. C'era una coda chilometrica perché facevano il serpentone, c'era, no? Io sinceramente, come si dice alla francese, poi me ne sbattevo del suo autografo, non ne facevo niente, volevo la maglietta con sopra i suoi disegni e le date del suo tour europeo. E faccio ai ragazzi lì che facevano tipo il servizio di sicurezza, ragazzi scusate, ma per avere la maglietta devo fare questa coda a chilometri? No, no, guarda, se vuoi la maglietta te la diamo anche così senza fare la coda. Ok, quanto fa? In lire era 14.000 lire. Ok, maglietta 15.000 lire, 1.000 lire di resto. Ma io senza pensarci solo ho detto, ma scusa, mi fai fare uno scarabocchio dal maestro sul 1000 lire? Lui cosa fa? Oltre a farmi l'autografo, mi fa anche la personalizzazione della Montessori, è diventata uno dei suoi personaggi top di quei tempi, con un 1000 lire autografato di prima categoria. Adesso questo 1000 lire qua mi dicono che potrei aggiungerci 3 zeri, ma io non ci credo, può darsi. Io, se non avessi avuto lo spazio che ho all'interno del locale, non avrei mai iniziato una collezione così grande. Perché non mi piace tenere nascosto, chiuso in casa, tutti questi oggetti, ciò che li posso vedere solamente io. Mi piace condividerli. Mi piace da matti vedere la gente che quando entra qua dentro rimane con gli occhi sgranati, proprio i papà, quelli della mia età. Li vedo tornare di nuovo piccoli, come erano noi piccoli, no? E gli piace proprio vedere tutto quanto. Si mettono lì, attaccate le vetrine, si ricordano i vari robot di una volta, i film di fantascienza, e Guerre Stellari, e Ghostbusters. Essere collezionista, condividere la propria collezione. Parlavamo anche a camere spente di collezionisti, senza fare nomi, che non fanno mai vedere la loro, sì, collezione. Sono blindati. Blindati. Tu sai che ce l'hanno, ma non la fanno vedere a nessuno. E secondo te che tipo di collezionismo è quello? Cioè cosa? Oh. Perché allora tu provi soddisfazione, ok, colleziono, ma condivido. Mi piace condividerla, non mi piace. Io a casa non ho niente, ho solo i fumetti, qualche pop, sì, così, sì, tutto quanto. Perché ho due gatti che sono due terremoti. Però il bello è qua. No, sei molto simile a Paolo che ha il Nemex, che lui ha 600 console retro gaming e così, e lui le ha messe a disposizione di tutti, lui c'ha questa sorta di spazio, no? Che ha messo a disposizione di qualsiasi persona, la gente va lì, gioca, c'è anche i cabinati, no? E vi trovo sulla stessa linea di pensiero, perché anche lui ha una collezione molto grossa di retro gaming, però l'ha condivisa con le persone. Ha detto le tue stesse cose, cioè gli piace vedere la gente che torna indietro grazie alla sua collezione, quindi è una cosa molto bella in realtà questa, però non è da tutti i collezionisti. Ci sono dei personaggi che forse non capiscono il fatto di queste cose esposte. Parecchi anni fa, quando c'erano solamente le action attaccate al soffitto, no? C'era questo signore di una certa età che le guardava, lo vedevo lì che guardava, mi sarà un patito perché le sta guardando una per una, no? E a un certo punto mi fa, ma senta, ma perché ha coperto queste belle travi in legno con tutti questi giocattoli? Io l'ho guardato. In che senso? La domenica pranzo, no? Delirio di persone, tutto quanto. A un certo punto entra una signora dentro, un po' spazientita, e fa: senta, mi darebbe uno dei suoi giocattoli perché c'è mio figlio fuori che non fa i capricci e non ce la fa più. Io la guardo e ho detto: signora, guardi, suo figlio può anche morire di peste d'Ebola. Mia madre, quando faceva i capricci, me ne dava finché non diventava buio e poi tornava giorno e poi mi calmavo. Ma io mi giochi a lei non li do per far contento suo figlio. C'è la mia sorella dietro il banco. Cosa vedi? Cosa gli ho detto? Cosa? Mamma ci trattava così da piccolo. Quando facevamo i capricci,
Certo. Mai. C'era un bambino che era una furia, porca, correva da tutte le parti, no? Era sempre lì davanti alla vetrina dell'ingresso e ha detto: scusa, come si fa a entrare qua dentro? E io ho detto: devi dargli le testate. E sento, tum! Ha dato due cragnate, è andato fuori, mamma! Bellissimo. Va bene, grazie Italo. E... bella. Ciao ragazzi. Ciao, grazie mille.